Iniziamo a analizzare poi quella che abbiamo individuato come vista commerciale, quindi la site view che riguarda le utenze di tipologia commerciale, quindi di fatto i responsabili dei punti vendita. Per ogni responsabile punto vendita, quindi per ogni utente, è possibile registrare più punti vendita. Per ogni punto vendita c'è la possibilità appunto di gestire quelli che in qualche modo possiamo individuare come dati anagrafici, quindi appunto il nome, l'indirizzo. Dall'indirizzo poi sarà individuato sulla mappa con un'apposita unit, sarà individuata la coordinata associata a quell'indirizzo e ci sarà poi la possibilità da parte dell'utente di in qualche modo aggiustare la coordinata, quindi cliccando sulla mappa avere la possibilità di dire: no, il punto vendita non è esattamente qui, ma è 50 metri più avanti, perché appunto potrebbe esserci qualche problema di localizzazione. Quindi di fatto le unit coinvolte in questo caso dai dati del punto vendita sono due. Una che è quella che dall'indirizzo individua le coordinate e una che in base alle coordinate visualizza un punto sulla mappa e dà poi la possibilità, selezionando un altro punto sulla mappa, di avere in uscita le nuove coordinate che poi possono essere salvate sul punto vendita. Per ogni punto vendita poi ci sarà la possibilità di introdurre delle news, quindi per ogni punto vendita avere la possibilità di introdurre offerte e quant'altro che poi possono essere scaricate e visualizzate dai singoli utenti che si associeranno a questo determinato punto vendita. Dal punto di vista delle funzionalità, possiamo tranquillamente entrare come utenza commerciale che abbiamo creato prima e creare un nuovo punto vendita. Un nome qualsiasi, la creiamo in Lombardia, nella provincia di Lecco, va bene tutto. La creiamo a Lecco, in via, non so. Inventiamo il punto vendita in questo modo è stato creato. Abbiamo la possibilità, come dicevamo, di modificarlo o di visualizzarne la posizione. Allora, cliccando su posizione corrente viene individuato, non abbiamo dato alcun numero civico, nulla, quindi di fatto viene individuato l'inizio della via specificata all'interno della città specificata. Se io decidessi che il mio punto vendita non è esattamente qui, ma è qui, vedete che la locazione si è spostata. Io ho la possibilità sulla mappa di dire esattamente il punto dove volevo metterlo, salva. In questo modo, se io vado a visualizzare la posizione corrente, lui si è salvato la posizione della via messa. Questo è stato possibile sfruttando le funzionalità delle mappe di Google, grazie a quelle due unit custom, quindi che sono state create ad hoc per da un lato tradurre dall'indirizzo una coordinata e dall'altro dare la possibilità di visualizzare la coordinata e di spostare il punto di interesse semplicemente cliccando sulla mappa. Quindi questo per quello che riguarda la gestione dei punti vendita è quello che è stato realizzato. Per quello che riguarda i singoli punti vendita poi c'è la possibilità di specificare le news, quindi scegliendo il punto vendita in questione. Non abbiamo nessun tipo di news presente al momento, possiamo semplicemente aggiungerla dicendo, dando un titolo e un inizio e una fine validità. Quindi possiamo dire che questa è iniziata il 9 di agosto e finirà il 31 di agosto. Esiste la possibilità di inserire anche un'immagine che potrebbe essere l'immagine del volantino piuttosto che di qualche prodotto che si vuole richiamare rispetto alla news particolare o semplicemente un avviso, insomma. Una volta salvata, abbiamo nell'elenco la possibilità di eliminare una news, non di modificarla perché se un utente l'ha già vista, noi non abbiamo possibilità di registrare quando un utente non è sembrato utile registrare se un utente visualizza o meno la news, però una volta che questa viene pubblicata al massimo può essere eliminata ma non modificata per evitare che appunto uno pensi di aver visto una cosa e poi gli si cambino le offerte, diciamo così, sotto il naso.
anche in questo profilo come in tutti gli altri, poi, quindi anche in questa site view, c'è la possibilità di modificare i propri dati, eventualmente rivedendo alcune anagrafiche che nel frattempo sono cambiate.